Benvenuti a bordo viaggiatori, sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2021, ricordi d'estate. Sotto casa mia c'è l'incrocio maledetto, è stato sempre un posto molto discutibile, prima che ci mettessero il semaforo era appunto l'incrocio maledetto, è così tanto maledetto che una sera ero di ritorno da forse una festa di compleanno, o un diciottesimo, una cosa del genere, e quindi saranno state le 11:30, quasi mezzanotte, quando scendendo dall'auto dietro di me ci fu un boato tremendo. Proprio un colpo che comprendeva due auto che si erano disintegrate tra di loro, e seguito da questo rumore terrificante di macellazione di lamiera. Feci un balzo praticamente da una parte all'altra dell'auto, e mentre mi giravo e mi cercavo di uscire per capire cosa succedeva, una Lancia Y cappottata arrivò davanti al cancello spandendo scintille, e io, sconvolto, mi tuffai verso quest'auto, dove c'erano tre ragazzi dentro, feriti, anche un po' sanguinanti, che ridevano tutti e tre. Guardai verso l'incrocio, dove c'era una Fiat Uno bianca, praticamente tranciata in due, tutta la parte della testata e del motore spostata di lato, con una persona che era ancora dentro il veicolo, più o meno dello stesso colore bianco dell'auto. Quindi, capita la situazione, mi avvicinai alla Uno mentre chiamavo con il cellulare i soccorsi. C'era questa persona piuttosto in là con gli anni, chiaramente sotto shock, veramente terrorizzato, pallidissimo, con le occhiaie, ancora con le mani attaccate allo sterzo. Piano piano lo feci uscire dall'auto, lo feci stendere in terra, gli alzai le gambe, cominciò a ripigliare un po' di colore mentre arrivavano le ambulanze. E poi mi ricordo questa scena: sono arrivate un paio di ambulanze, si è fermata un'auto dei carabinieri mentre aspettavo le ambulanze. C'erano i due carabinieri, il giovane, forse l'appuntato, con uno spiccatissimo accento palermitano che all'improvviso sbottò con un «Maresciallo, ma quale chilometro? Questi sono pieni! Se ci avvicino lo strumento scoppia!» Questo mentre i ragazzi continuavano a ridere, sanguinanti, mentre li stavano medicando. Quindi, ragazzi, che dire, non bevete durante la guida, guardate che è stato terrificante quell'incidente, e come ne siano usciti tutti e tre con qualche graffio, e come ne sia uscito anche quel povero uomo a cui hanno tagliato in due l'auto, con danni solo all'auto, è stata veramente una fortuna, se non un miracolo. Bene, io sono Grizzly, noi ci vediamo domenica prossima!